Grazie a te Andrea. Allora, innanzitutto bisogna fare una premessa. Non possiamo dare una ricetta uguale per tutti, perché quando si fa questa domanda occorre capire e sapere che cosa si vuole fare da grandi, come dico sempre, quali sono le nostre aspettative, quali sono le nostre necessità. Quindi, prima di approcciarvi alla domanda, io vi consiglio sempre di mettere nero su bianco, se per chi è abituato ancora a carta e penna o su un foglio Excel o Word, tutte quelle che sono le possibili scelte che occorre fare, che si desidera fare. Non è necessario andare a recuperare i codici meccanografici delle scuole, perché il sistema ve lo dà in automatico. Cominciamo subito nell'immediato ad entrare nel vivo della domanda. Vi voglio soltanto far vedere la modalità d'ingresso, perché già da ieri alle 2:30, quando si è aperta la procedura, c'era stato segnalato che c'erano dei problemi a individuare la finestra dove poter andare a fare a poter compilare la domanda. Quindi condivido subito lo schermo e vi faccio vedere, nel caso in cui non doveste trovare la scorciatoia, che è questa, vedete? Istanze di partecipazione alla procedura di attribuzione dei contratti a tempo determinato. Quindi accedo direttamente da qui, entro con SPID e mi ritrovo con CIE oppure con la login con EDAS. Quindi entro con SPID e trovo la scorciatoia e lo faccio. Nel caso in cui non dovessi trovare questa possibilità, vi faccio vedere in che modo posso trovare l'istanza che mi serve. Come sempre entro con le credenziali, tempo di entrare. Se Ecco. vuoi, No, 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 tu cos'è? vai. Aspetta. Ok. Acconsento, come vedete, il sistema, se io entro con la scorciatoia, in automatico mi fa entrare nella informatizzazione nomina supplente, quindi non ho problemi. Entro nell'immediato e nell'immediato posso andare a completare la mia domanda. Ok? Qui ci sono le mie classi di concorso e così via. Che cosa succede invece se io invece non trovo, perché da come ho capito ci sono alcuni browser che non mi danno la possibilità di vedere subito la scorciatoia e quindi che cosa faccio? Come faccio a trovare questa procedura? Quindi entro da qui, da accedi, aspettate un attimo che devo, allora, entro da accedi, entro con SPID. Interrompo un attimo la condivisione per non. Ok. Intanto dico che ci sono alcuni che hanno problemi con istanze online. Purtroppo, appunto, ieri anche l'abbiamo riscontrato questo problema. Diciamo ai nostri utenti e ai nostri lettori di controllare periodicamente, no? Istanze online, di fare refresh, di chiudere la pagina, perché magari ci possono essere anche dei momenti in cui diciamo c'è molto affollamento. Quindi Allora, per nel caso in cui non lo troviate, la scorciatoia, per trovare la procedura, si va sulla nome, in questo caso il mio nome, area riservata, clicco su area riservata, vado in servizi, i tuoi servizi oppure tutti i servizi e devo andare a cercare la procedura di informatizzazione nomine supplenze. Ecco qui. E entrerò, è più farraginoso naturalmente, e quindi però riesco ad arrivare al percorso che mi sono messo in testa di arrivare. Io prima di passare alla scelta delle preferenze, questa è la mia domanda, come sempre, quella che mai conoscete a memoria, io volevo farvi vedere come effettuare la procedura per l'immissione, per diciamo, la supplenza a tempo determinato 31 agosto, fino al 31 agosto, per concorrere ai fini dell'immissione
il ruolo ai sensi del DM 188 del 21 luglio 2022. Naturalmente io non lo posso fare, ve lo dimostro, avanti, perché vedete, per quanto riguarda la mia domanda, la procedura è completamente disabilitata. Perché? Perché io non ho il titolo di sostegno, quindi non sono in GPS di prima fascia e quindi non posso concorrere per questo tipo di procedura a tempo determinato, però ai fini dell'immissione in ruolo. Quindi che cosa faccio? Cambio browser se riesco. Già mi sta dicendo che c'è un errore. Cerco di entrare, si è verificato l'errore. Vabbè, se no andiamo avanti così. Entra con speed, riproviamo l'ultima volta, poi che c'è la ragazza che mi ha dato le sue credenziali, che poi tra l'altro è mia nipote. E, nel frattempo diamo la possibilità di fare questo. Ho coinvolto tutta la famiglia. Ecco qui, vediamo se mi fa entrare. Sì, ecco, adesso mi darà l'SMS, io inserirò l'SMS che lei mi darà. Vediamo un attimo se me lo dà nell'immediato, perché vi volevo far vedere tutte le possibilità, quindi anche l'immissione in ruolo. Vediamo se mi risponde, vediamo un attimo, la chiamo, vediamo. Doveva essere collegato. Ecco qua, ecco qua, ho ricevuto, sono da voi. Come vedete, okay. In diretta, eccola qua. Ecco qui, siamo dentro, naturalmente, come vedete, io non la trovo la domanda qui. Anzi, adesso non la vedete, abbiamo informatizzazione, nomine e ruolo. Anche questo, molte persone hanno confuso la procedura per le supplenze con questo tipo di finestra. Questa è per la nomina e ruolo, quella per chi era in GAE o concorso, non per la scelta delle 150 preferenze. Insistiamo su questa questione delle 150 preferenze. Qual è la differenza? Perché non sono 150 scuole, come qualcuno continua a dire, magari anche non ponendo troppa attenzione, ma sono 150 preferenze, perché io ne posso mettere anche solo 4-5 di preferenze e includere molto più di 150 preferenze, perché se io metto tutto il comune di Napoli, perché io sono di Napoli, quindi faccio riferimento a Napoli, o tutto il comune di Roma, o il comune di Milano, o il comune di Torino, che sono città metropolitane, ho messo più che 150 scuole, solo con una preferenza. Naturalmente dipende dalla classe di concorso. Allora, quindi servizi, vi sto facendo vedere un'altra volta, non la scorciatoia, i tuoi servizi, informatizzazione, nomine e ruolo. Entro, accedi, come vedete, Anna Rita ha delle altre graduatorie rispetto alle mie, concorre per una provincia che è Reggio Emilia e ha la possibilità di accedere alla primaria, che riconosco con la sigla EEEE, inglese, perché ha conseguito anche il titolo per poter insegnare inglese, ha il titolo di sostegno conseguito a luglio, sia per l'infanzia che per la primaria, per l'infanzia è da incrociate, e poi concorre anche per la scuola dell'infanzia. Ma entriamo nello specifico, quindi accedi, modifica, andiamo avanti. Come vedete, a differenza di quello che capitava a me, per Anna Rita, che ha il titolo di sostegno e quindi ha il titolo che le permette di accedere alla procedura di cui al DM 21 luglio 2022 188, questi due lighi sono visibili e sono cliccabili, sono attivi rispetto ai miei che non erano attivi. Quindi cosa faccio? Accedo. La prima cosa che devo fare è questa dichiarazione. Dice: il sottoscritto dichiara di essere iscritto nella prima fascia delle GPS di cui all'articolo 4,6 bis della legge 124 del 99 per i posti di sostegno. Quindi che faccio? Clicco, salvo, ho fatto una dichiarazione secondo la quale io ho questa possibilità. Vado indietro. Come vedete, il pallino è diventato verde perché ho fatto la dichiarazione. Andiamo all'espressione delle preferenze delle supplenze annuali.
inserisci. Come vedete, qui non c'è nessuna preferenza, ok? Aggiungi preferenza. Vi ripeto che stiamo guardando come fare la procedura per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo, che è una cosa diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso c'era la possibilità di fare questa procedura anche per alcune classi di concorso, non per il sostegno. Quest'anno il DM di cui vi ho parlato, il 188, ne dà la possibilità soltanto per chi ha il titolo di sostegno, quindi la specializzazione. Aggiungi preferenza. Come vedete, Anna Rita ha il titolo di sostegno per la scuola primaria, il sistema ci aiuta perché nella sua tendina mi dà la possibilità solo di fleggare ADE, sostegno scuola primaria. Tipo di preferenza, che cosa può fare adesso Anna Rita? Anna Rita può avere tre opzioni, la prima opzione è scuola, quindi qui parliamo di una preferenza così denominata puntuale. Io voglio una scuola, voglio una serie di scuole, voglio quelle e me le metto in ordine. Facciamo la differenza. Scuola. Seleziono un comune, diciamo che vado a Reggio Emilia, quindi nella tendina mi scelgo Reggio nell'Emilia, o metto un codice meccanografico, oppure semplicemente faccio cerca. Guardate, nell'immediato, non so se si vede dalla condivisione, mi dà, il sistema mi dà tutte le scuole di Reggio Emilia. Ora, Reggio Emilia ha poche scuole di scuole primarie rispetto a tante altre città metropolitane. Quindi se io invece lavoro su Milano, devo fare una domanda su Milano, Napoli, e ho bisogno di avere una ricerca immediata, vi do una dritta. Che è informatica, una dritta informatica più che sindacale, basta cliccare CTRL, tasto in basso a sinistra ed F, si apre questa tendina che trovate qui a sinistra, ci mettete per esempio bianca e il sistema, come vedete, vi colora o di giallo o di verde, dipende dal browser che utilizzate, la scuola che state cercando, quindi senza che fate delle ricerche annose se siete in città metropolitane, con questo trucchetto CTRL, tasto rettangolare che sta in basso a sinistra, F fleggato, pigiato in contemporanea, otteniamo subito la scuola che cerchiamo, la flaggo, vado a selezione. Attenzione, io speravo che così come hanno fatto per il ruolo ci dessero la possibilità di inserire più scuole nello stesso momento, ma purtroppo non è così. Quindi Anna Rita e tutti quanti noi dovremmo fare, quando facciamo la scelta delle scuole puntuali, una scuola alla volta. Quindi seleziono e come vedete il sistema ci dà la scuola. Innanzitutto mi dice che Anna Rita sta concorrendo per il ruolo per ADE, quindi sostegno scuola primaria. Qual è la scuola che chiede per prima? E questa scuola, qui non mi ricordo il nome, perché qua si individua soltanto il codice meccanografico di quella scuola, ok? Naturalmente questa dicitura annuale non è cliccabile, perché se io concorro per il ruolo posso concorrere solo su posti di durata annuale, quindi in organico di diritto al 31 agosto. In questo caso, vedete, cattedre, perché non sono cliccabili cattedre orarie dello stesso comune e cattedre orarie per diverso comune? Perché le cattedre orarie COE, con un acronimo COE, a differenza delle COI, che sono cattedre interne, cioè facciamo la differenza. La COI è una cattedra di 18 ore che si trova, queste 18 ore si trovano tutte nella stessa scuola, mentre una COE ha delle ore in una scuola principale, esempio 12 ore in una scuola e completa con 6 ore. Come faccio a sapere come completa una scuola?
Gli ambiti territoriali, gli uffici territoriali hanno pubblicato o comunque avrebbero dovuto pubblicare in tempo debito l'organico di tutte le scuole. E nell'organico, se voi fleggate o cercate sempre con il tasto cerca oppure come vi ho fatto vedere CTRLF, la scuola che vi interessa, individuate nella colonna a destra anche in quale scuola completa. Perché vi faccio questa differenza? Perché molti confondono le COE, quindi le cattedre orarie esterne, con gli spezzoni. Gli spezzoni sono un'altra cosa, cioè quella scuola, solo quello spezzone. Io mi rivolgo soprattutto per esempio ai licei musicali. I licei musicali, siccome intervengono quasi sempre queste ore, sono su organico di fatto, molto spesso sono spezzoni e quindi gli spezzoni vanno accoppiati. Ma non è questo il caso, non è il caso di Annarita. Stiamo parlando della scuola primaria, non ci sono COE. Andiamo. Lei concorre per il sostegno per la vista perché ha un titolo ha più possibilità, vista, udito, psicofisico. Se avesse anche una specializzazione per sordastri, per ambliopi, potrebbe anche fregare qui, ma avrebbe dovuto dichiararlo in precedenza. Quindi abbiamo fatto la scelta puntuale. Adesso facciamo una scelta sintetica, ADE, sempre perché è l'unica possibilità che lei ha, comune, scelta comune. Guardate quanti comuni ci sono nella provincia di Reggio Emilia, non è soltanto la città di Reggio Emilia, si parla di provincia, perché anche questo ho notato che a volte si confonde. Quindi se io metto Reggio nell'Emilia, ok? Seleziona. Come vedete, il sistema, questa è una scelta sintetica, mi dà il comune di Reggio Emilia. Attenzione, che significa che io in un solo colpo ho inserito la scuola che ho messo prima più tutte le altre scuole di Reggio Emilia. Attenzione, qui a destra vedete qualcosa che quando c'era il tipo di la scuola puntuale non vedevate. La possibilità di scegliere ospedaliera, carceraria, serale, adulti. Se io metto il flag su ospedaliera, il sistema non solo mi andrà a cercare un posto in tutte le scuole primarie del comune di Reggio Emilia, ma mi darà la possibilità di andare a pescare anche nelle scuole ospedaliere o comunque nel carcerario, nei serali, negli adulti. Se non lo faccio, quindi, se io non flaggo qui, il sistema non mi darà l'opzione per queste scuole, a meno che io non inserisca una scuola puntuale serale, per intenderci, un CTP in questo caso. Attenzione, molti commettono un errore. Che cosa fanno? Mettono prima una scelta sintetica e poi una scelta puntuale, compresa in quella scelta sintetica. Se la scuola che ho messo come prima è presente nel comune di Reggio nell'Emilia, io non posso fare questo errore. Vedete, qui nella freccetta mi dà la possibilità di andare sopra e sotto. Se io faccio così, ho fatto un grave errore, mi sono bruciato una possibilità. Perché? Perché io già ho detto con la mia prima scelta sintetica che voglio tutte le scuole di Reggio nell'Emilia e quindi ho compreso in questa scelta anche questa scuola. Non ha senso fare questo tipo di scelta. Quindi ha senso fare questa scelta così. Io prima scelgo una scuola puntuale di quel comune perché è quella che mi piace, è quella che è più vicino a casa mia, è quella in cui ho lavorato l'anno scorso, quindi mi piace, ho un feeling con i miei alunni, ci sono tante, tante possibilità, però non fate il contrario perché commettete un errore. Altra scelta sintetica, sempre sostegno scuola primaria, distretto. Qual è la differenza fra i distretti e i comuni? Allora, Regione Emilia vedo che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 distretti, quindi sono abbastanza, sono pochi.
ma appunto nelle città metropolitane ci sono tantissimi distretti. Nella provincia di Napoli, non ve lo dico, non ve lo conto, non me l'ho mai contato, ma saranno più di 15, ok? Ora, i distretti possono essere una parte di una grande città, quindi nel caso di Napoli, la zona del Vomero, per chi la conoscesse, zona del Vomero di Soccavo, sono contenute in un distretto che si chiama Distretto 42, che contiene tutte le scuole del Vomero e di Via Pomeo, Soccavo, e quindi quel distretto rappresenta una parte della città. Invece altri distretti possono contenere più comuni insieme. Per esempio, sempre parlando della provincia di Napoli, se io cerco, dopo lo vedremo, il distretto 25, in una sola volta vado a pescare tutti i comuni di Pozzuoli, che è grandissima, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. Quindi questa è la differenza. Fate attenzione. I bollettini contengono tutti i comuni e tutte le scuole che sono inserite in questi distretti. Quindi nel caso di Anna Rita, io diciamo che scelgo il distretto 14. Quindi, scegliendo il distretto 14, stessa situazione, ho fatto una scelta non puntuale, ma sintetica, quindi ho scelto più scuole, quindi per questo mi trovo questa possibilità di fleggare ospedaliera, carceraria, serale e adulti. Se decidessi di inserire prima il distretto 14 e poi il distretto di Reggio Emilia, mi basterebbe andare su con la freccetta. Come vi ho detto prima, non mettiamo la scelta, questa scuola non la mettiamo dopo il comune di Reggio Emilia perché è contenuta nel comune di Reggio Emilia. Se invece decido che mi sono sbagliata, questo distretto non lo voglio, che faccio? Vado su Cestino e lo elimino. Il sistema mi dice: vuoi confermare per procedere all'eliminazione? Conferma. Come vedete, il sistema mi ha cancellato quella mia scelta e così via. Naturalmente, io consiglio per chi concorre al ruolo, innanzitutto si dovrebbe, l'anno scorso di questi tempi già sapevamo quali erano le regioni e le province nelle quali vi erano dei posti disponibili per le immissioni in ruolo da GPS. Quest'anno è stato tutto in ritardo, anzi io sono veramente rammaricata perché non capisco per quale motivo si fa questa corsa agli ostacoli, mettendo in difficoltà in prima battuta i tanti precari che già sono in difficoltà e fanno la corsa agli ostacoli continuamente. Ogni anno cambiano scuole e hanno difficoltà. I sindacati, e va bene, ma anche, e io voglio spezzare una lancia nei confronti dei tanti funzionari che poverini sono sotto pressione perché sono pochi, alcuni so che sono in ferie ma stanno continuando a lavorare perché si è tutto concentrato nello stesso periodo, immissioni ruolo, incarichi, ottimizzazioni, assegnazioni provvisorie, veramente non se ne può più, non capisco perché tutta questa fretta. Quindi abbiamo finito la procedura per l'espressione preferenze e supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo. Ricordo che a differenza di quello che accadeva l'anno scorso, è possibile fare questo tipo di procedura per classi di concorso di posto comune, ma solo per chi è in possesso del titolo di sostegno già acquisito e si trova quindi in GPS prima fascia. Ok? Ora andiamo all'altra domanda, però prima di andare all'altra domanda vi voglio far vedere il primo rigo, insegnamenti. In questo rigo modifica. Io mi trovo tutti gli insegnamenti a cui può concorrere Anna Rita. Anna Rita concorre per tutte queste classi di concorso e tipi di posto. Come vedete, non è inclusa con riserva in nulla e ha la possibilità, anzi deve, siccome lei ha anche il titolo di inglese, qui le richiedono di andare ex novo a dire in che data ha conseguito il titolo che le permette di insegnare inglese e da dove l'ha conseguito, quindi presso quale università ha
l'ha conseguito. Quindi cliccherà questo e inserirà quanto richiesto. Attenzione, perché è importante questa cosa? Perché anche su questo c'è tanta confusione. Perché due anni fa l'ordinanza ministeriale 60 del 2020 permetteva a chi era in GAE in una provincia di potersi inserire anche in GPS per la stessa classe di concorso tipo di posto nella stessa provincia. Quest'anno l'ordinanza ministeriale 112 del 2022 non ha dato questa possibilità, quindi chi era in GAE in pieno titolo, parlo di quelli che erano a pieno titolo, perché quelli che erano con riserva hanno potuto inserirsi in GPS nella stessa provincia. Però quelli che sono in GAE a pieno titolo, a maggio, entro il 31 maggio, non hanno potuto inserirsi nella stessa provincia in cui erano già in GAE. E quindi che cosa succede? Che sicuramente si troveranno qui anche che concorrono per le preferenze anche per le GAE. E tutti quanti mi dicono: Roberta, ma come faccio a dare una precedenza alle GAE piuttosto che alle GPS? E adesso ve lo faccio vedere. Vado indietro, vado all'espressione quarto rigo, espressione preferenze supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche, azioni disponibili, inserisci. Come vedete è un foglio bianco. Perché è un foglio bianco? Perché questa è una procedura diversa rispetto a quella che abbiamo fatto prima per l'eventuale emissione al ruolo. È una procedura che mi permette di avere un incarico a tempo determinato fino al 31 agosto, e si parla di supplenza annuale, fino al 30 giugno, e si parla di supplenza fino al termine dell'attività didattica, da non confondere con una supplenza fino alla fine delle lezioni, che quella è una supplenza che comunque si configura come una supplenza breve, che si ottiene da graduatoria d'istituto dopo che gli ambiti territoriali hanno, per così dire, in termine tecnico, rilasciato le graduatorie, quindi non hanno più nessuno da convocare secondo le GPS, e quella cambia rispetto al calendario regionale. Quindi noi stiamo concorrendo per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, quindi 31 agosto, 30 giugno. Che cosa faccio? Aggiungo una preferenza. Stiamo parlando sempre qui infanzia o primaria, poi vedremo secondaria. Ok, che cosa può fare Anna Rita? Anna Rita può fare, può decidere cosa vuole fare da grande. Vuole fare l'insegnante di sostegno al di là delle immissioni ruolo, oppure vuole insegnare su scuola primaria perché ha già un punteggio su scuola primaria e quindi ha intenzione di aumentare il suo punteggio su scuola primaria. Siccome la conosco, so che magari lei vorrà puntare sul sostegno, oppure potrà puntare sull'insegnamento di scuola primaria, ma lei può fare entrambi, può fare tutte queste scelte, è una questione di priorità. Quindi chi si troverà in GAE, anche in GPS, in questa tendina troverà anche le GAE e flaggerà le GAE piuttosto che le GPS, e così fa la scelta. Quindi facciamo il caso che Anna Rita vuole, il suo desiderio è continuare a insegnare nella scuola primaria sul posto comune. Quindi che fa? Sceglie scuola primaria posto comune, tipo di preferenza, e anche qui ci troviamo di fronte a tre scelte, tre opzioni: scuola, quindi scelta puntuale, comune e distretto, scelta sintetica. Scuola. Naturalmente io preferisco una scuola perché abito in una strada, di fronte a me ho una scuola e preferisco andare in quella scuola. Quindi che faccio? Scelgo il comune, ok, Rubiera, non so neanche dov'è, ci sono andata, vediamo se ci sono scuole. Ecco qua, a Rubiera c'è una sola scuola e io inserisco. Quindi a questo punto avrei potuto mettere anche un codice sintetico, avrei potuto mettere anche il comune di Rubiera, sarebbe stata la stessa cosa perché contiene solo questa scuola. Seleziona.
Ora che succede? Guardate qui, le opzioni sono diventate di più. Che mi dice questa opzione? Mi dice, Annarita, tu pur di andare a questa in questa scuola, sei disposta ad avere un incarico annuale al 31 agosto fino al termine delle attività didattiche o ti accontenteresti anche dello spezzone? Ripeto, lo spezzone c'è anche per l'infanzia e la primaria. Non bisogna confondere lo spezzone con la COE. Cattedra oraria esterna che è solo nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Io non vi consiglio assolutamente, e chi lo fa, a mio parere, poi ognuno si prende le sue responsabilità, di inserire già dalla prima battuta lo spezzone. Perché? Che cosa succede se io faccio questo tipo di scelte? Innanzitutto faccio 7 minimo. Aspettate. Ok, allora, io non vi consiglio di mettere già lo spezzone. Perché? Perché se io aggiungo una preferenza, prendo un'altra scuola, vado al Binea, vediamo se c'è una scuola al Binea, ecco, anche qui c'è soltanto una scuola, seleziona. E faccio la stessa cosa, ok? E metto anche qui lo spezzone. Se il sistema è intelligente, perché ragazzi, i computer sono intelligenti, però diventano più intelligenti se chi li usa è intelligente, è furbo, è scaltro, perché altrimenti può diventare il computer da intelligente diventa stupido. Se io ho messo già dalla prima battuta l'opzione spezzone, il sistema, se mi trova un incarico, mi cerca di accontentarmi, quindi dice, Andrita vuole andare su questa scuola, c'è un incarico annuale? No, vado avanti. Che cosa mi ha scelto? Mi chiede anche fino al termine delle attività didattiche. Che faccio? Lo trovo il posto? Ok, si ferma, l'accontenta e sta. Ma se invece non trova né annuale né fino al termine delle attività didattiche, ma trova solo lo spezzone, il sistema le darà uno spezzone e non andrà a cercare l'annuale e fino al termine dell'attività didattica della seconda scuola. Il sistema si ferma qua, allo spezzone. Quindi facciamo attenzione perché ho sentito in vari webinar persone che consigliavano da subito di fare gli spezzoni. Assolutamente non è così. Aggiungi una, almeno per me non è così, poi ognuno fa le sue scelte. Allora, preferenza comune, quindi se questa è una scuola, è una, scusatemi, è una scelta non più puntuale ma sintetica, vado nel Reggio dell'Emilia, seleziono Reggio dell'Emilia e vedete il sistema di default mi dà annuale, sono io che devo flegare anche fino al termine dell'attività didattica, ok? Perché io potrei fare anche in questo modo, guardate, potrei mettere, innanzitutto tolgo lo spezzone qui perché solo a vederlo sin dalla prima mi viene l'orticaria. Potrei anche mettere il comune di Reggio Emilia e scegliere l'annuale, poi andare in un altro comune, Boretto. Seleziona, mi dà il comune di Boretto e io potrei mettere anche qui l'annuale e potrei continuare per tutti i comuni. Poi potrei andare di nuovo indietro, prendere insegnamento scuola primaria, prendere un'altra volta il comune di Reggio Emilia. Tu dici che fai? Lo ripeti? Sì, lo ripeto perché faccio una scelta diversa. Cosa faccio? Tolgo annuale perché già l'ho messo lì naturalmente. Vabbè, non ha messo tutti i tipi di contatto. Devo mettere fino al termine delle attività didattiche. Ecco qua. Perché? Perché il sistema, va bene, io ho fatto solo un esempio di due. Il sistema, sempre perché cerca di accontentarmi e sempre perché diventa scemo se chi lo utilizza non è intelligente, cerca di accontentarmi e può, e quindi che fa? Io chiedo al comune di Reggio Emilia, in prima battuta ho scelto una supplenza annuale, quindi fino al 31 agosto.
io, pur di avere una supplenza annuale, ci metto il comune di Boretto e poi ci metto un altro comune ancora e poi ci metto un altro comune ancora al 31 agosto. Successivamente che faccio? Ripeto gli stessi comuni o le stesse scuole, se preferisco fare scelte puntuali, mettendo come opzione fino al termine dell'attività didattica. E nessuno mi toglie la possibilità ulteriore di ripetere tutti i comuni che ho fatto per annuale, anche per fino al termine delle attività didattiche, e solo proprio dopo, alla fine, in via residuale, mettere gli spezzoni. Naturalmente lo spezzone, il minimo dello spezzone è 7 ore e un'ora in meno rispetto all'orario massimo di insegnamento di quel tipo di ordine e grado. Quindi 7:17 scuola superiore, 7:24 scuola dell'infanzia, per intenderci. Ora immaginiamo che Annarita non ha proprio questa necessità di lavorare nella scuola primaria, oppure si trova in una posizione tale che è così in alta in graduatoria, che lei è convinta che queste scuole che ha scelto, queste scelte che ha fatto, rientrano nella sua possibilità. E quindi cosa fa? Solo in via residuale decide di scegliere anche un altro tipo di classe di concorso e quindi si mette sostegno scuola primaria. Che cosa fa? Può mettere anche in questo caso una scuola puntuale. Vediamo, non ci sono scuole a Boretto, benissimo. Qui c'è una sola, quindi avrei dovuto mettere anche il comune. La seleziono. Come vedete, a sinistra l'insegnamento è cambiato. Non troverò più ma troverò ADE. Quindi che vuol dire? Che Annarita, dopo che ha fatto 150, ha scelto 150 preferenze, attenzione, non scuole, preferenze per primaria, posto comune, si sta giocando la carta del sostegno primaria, quindi ripete su tutte le stesse cose che ha fatto prima, quindi può mettere scuole puntuali, le può mettere fino al 31 agosto, oppure anche insieme, 31 agosto e 30 giugno, perché molto spesso, guardate, soprattutto per il sostegno, i posti di sostegno è raro che siano al 31 agosto, perché molto spesso ce ne sono, però purtroppo se avessimo le disponibilità potremmo andare più a colpo sicuro. Però quando le disponibilità non ci sono diventa veramente un terno all'otto. E anche a proposito delle disponibilità, è vero che le disponibilità sono importanti e sarebbe necessario vederle, però io dico pure che chi è veramente basso in graduatoria se ne deve fregare delle disponibilità, perdonatemi, perché lui concorre per la sua posizione e quindi deve mettere tutto il possibile e immaginabile, altrimenti corre il rischio non solo di non avere la supplenza in prima battuta, ma anche di vedersi soffiare un posto che magari desiderava da qualcuno che è più in basso di lui in graduatoria. E voi mi direte perché? Perché? Perché il sistema ragiona con un algoritmo. Quindi che fa? Io rientro nel contingente, ma la mia posizione mi permette di avere un contratto a tempo determinato alla data del 2 settembre, faccio l'esempio. Io il 2 settembre ho la possibilità di avere un incarico a tempo determinato. Ma sull'isola, parlo da napoletana, sull'isola di Ischia. Io, siccome non voglio andare sull'isola di Ischia, anche se vi devo dire che è bellissima, anche d'inverno, io vi consiglio di andarci, io non ce l'ho messa, mi rendo conto, d'inverno è difficile, quindi non l'ho messa. Se però la mia posizione mi dava la possibilità di avere un contratto a tempo determinato su Ischia, alla data del 2 settembre e io Ischia non l'ho proprio messa e ho perso quel treno, ragazzi, io non posso andare a fare reclamo perché poi il 15 settembre la mia collega che stava dopo di me
avuto una scuola che è sopraggiunta, dopo una disponibilità sopraggiunta, e l'ha avuta perché ha messo tutte le disponibilità. Quindi fate attenzione. Gli schizzinosi, scusatemi questo termine, forse può sembrare non proprio l'ideale, però quando una persona è molto giù in graduatoria e vuole lavorare, deve fare attenzione a fare una ricerca oculata, oculata, ma che comprende veramente tutte le scuole possibili. Perché noi, come organizzazione sindacale, avevamo chiesto di inserire addirittura l'opzione provincia. In modo che in una sola, in un solo clic avremmo ritrovato tutte le scuole della provincia. Questo non è stato possibile. Così come dico anche a chi si ritrova in una provincia che comprende anche isole, di fare attenzione, ritorno sempre alla mia provincia, perché alcuni distretti contengono anche le isole. E quindi se io inserisco quel distretto, per esempio distretto 24 comprende le isole. Se io metto distretto 24, non me ne sono accorto, l'ho fatto in maniera sbadata e ho scelto anche le isole di Ischia e Procida, le ho messe. Quindi facciamo attenzione, immagino che anche non conosco i distretti delle altre, non lo so, dell'isola di Ponza, quindi di Latina o della Sicilia, non le conosco, però... È così. E infatti, nella nostra guida che abbiamo sul nostro portale dedicato alle GPS, noi abbiamo sottolineato questa situazione. Poi Anna Rita potrebbe continuare, perché ragazzi, non sono 150 preferenze in tutto, ma sono 150 preferenze per ogni classe di concorso tipo di posto. Quindi nel caso di Anna Rita può fare 1, 2, 3, 4, 5 opzioni, quindi dovete moltiplicare 5 per 150. Diventa veramente complicato, cioè bisogna stare almeno 3 ore lì a pensare, soprattutto se si vuole fare una scelta puntuale. Quindi io dico, la scelta puntuale, io se sono alto in graduatoria la faccio, se ho le scuole proprio sotto casa la faccio, però se sono basso in graduatoria, se veramente sono all'inizio della mia carriera, io punto direttamente sulle preferenze sintetiche, comune e distretto. Ok? Naturalmente, come vedete, nel caso di Anna Rita, oltre a trovare Ade, che vi ricordo che è la classe di concorso per la quale abbiamo fatto anche la domanda per l'eventuale immissione in ruolo ai sensi del DM 188, troviamo anche Ada, però lei concorre da graduatoria incrociata, perché non ha il titolo di sostegno sulla scuola dell'infanzia, ma ce l'ha soltanto sulla scuola primaria. Quindi, poi potrebbe concorrere per l'inglese e fare la stessa scelta. Scuola, puntuale, comune, scelta sintetica, distretto, scelta sintetica. Distretto 10, seleziona, lo metto, vedete? In questo caso è cambiato ancora l'insegnamento. EIL, quindi quello che vi dicevo prima. Anche in questo caso potete fare l'opzione annuale fino al termine dell'attività didattica. Guardate, questo ve lo concedo, di fare annuale fino al termine dell'attività didattica, a meno che non siate veramente tra i primi in graduatoria. Ma non mi fate sentire che avete messo già delle prime opzioni spezzone, perché mi fate veramente dispiacere. Vuol dire che non sono riuscita a farmi comprendere nella spiegazione che vi sto dando, e mi dispiace. Anche in questo caso, essendo una scelta non puntuale ma sintetica, il sistema mi dà la possibilità di flaggare ospedaliera, carceraria, serale e adulti. Se decido di cancellare qualcosa, vado sul cestino. Se decido di posporre, anteporre qualcosa, vado con le freccette. Ok? E continuo. Quindi facciamo conto che Anna Rita ha fatto tutte le scelte possibili e immaginabili. Perché vi dico questo? Dovete valutare anche il punteggio che avete e dove volete crescere. Perché se io ho lavorato sempre su A022, mi cercherò di avere un incarico su A022.
perché mi darà la possibilità di avere un punteggio pieno fra 2 anni quando dovrò rinnovare le mie graduatorie. Mentre se metto prima A22 e poi metto A12, se il sistema non trova A22 e trova A12, mi dà A12, io quel punteggio su A12 me lo troverò intero per A12, ma me lo troverò dimezzato come aspecifico su A22. Roberta, Dimmi. ecco, ti do così la possibilità anche di riprendere un po' fiato. Siamo quasi 6.500 fra YouTube e Facebook, quasi un'ora di tutorial. Ci sono molti appunto che stanno apprezzando il tuo lavoro, altri appunto certamente si rendono conto della complessità delle operazioni e della vastità delle informazioni che si stanno dando. Io lo ripeto, lo divideremo in più parti perché capiamo che un tutorial in diretta è molto complicato anche da seguire, perché comunque Roberta è una persona tecnica, è una persona che comunque entra diciamo, nei meccanismi, quindi sta spiegando anche delle cose che evidentemente hai più sono ignote o che comunque non sono realmente, diciamo, chiare. Ti Andrea, volevo chiedere. se ci sono queste domande, poi magari dopo, nello spazio che diamo ai question time, cerchiamo Sì. di semplificare, perché io sto cercando di essere quanto più semplice, perché sono Certo. abituata a parlare così, però mi rendo È conto che chiaro. può diventare complicato. Noi lo Adesso ti apprezziamo e ti ringraziamo. faccio Un'unica cosa, vedere. Roberta, prima di passare, ecco, ci chiedevano, ed è questo importante forse chiarirla, 150 preferenze per classe di concorso o complessivamente? Perché tu hai fatto un discorso che forse merita adesso di essere subito chiarito, Allora, se io questo possibile. l'ho detto prima, forse Nicoletta gli è sfuggito. Sì. Allora, ho detto che nel caso di Annarita, che aveva 5 possibilità di scelta, può fare 150 scelte per ogni classe, quindi sono 150 per 5. Se sono 2 classi di concorso, 150 per 2, 300 preferenze. Ok? Benissimo, Allora, grazie. Andiamo avanti. andiamo a condividere ancora lo schermo. Ecco qui, voglio far vedere, qui manca un rigo. Tu mi dirai come manca un rigo? Manca un rigo, aspetta, questa sono io, questa non è Annarita, guardate. Manca un rigo perché Annarita non ha una riserva, non ha una riserva di legge ai sensi della legge 68. Chi ha inserito a maggio e l'ha potuto fare solo a maggio questa cosa, si trova qui. Tra questi 2 righi, tra espressioni, preferenze, supplenze annuali e precedenza di cui la legge 104, anche il rigo per riserva di legge. Attenzione, riserva di legge è una cosa diversa rispetto alla 104. Riserva significa che io non scelgo prima degli altri, ma ho diritto ad una riserva di posti, una percentuale di posti, ma sempre nell'ambito del contingente e solo sui posti ad orario intero. Cosa diversa è la 104? Quindi se io ho una 104 non l'ho inserita a maggio, perché non si inseriva a maggio, anche perché la 104 può intervenire in qualsiasi momento. Io la posso aver acquisita, ne posso essere diventato beneficiario anche oggi. Quindi faccio azione disponibile, inserisci. Ecco qua, qui è un vero, per me che sono addetta ai lavori, è semplice. Per chi non lo è, diventa complicato, quindi per questo è bene che lo spieghiamo. Stiamo parlando di come andare a inserire la priorità di cui alla legge 104, quindi avere una precedenza che è una cosa diversa rispetto alla riserva. Riserva dei posti, mi riservano un posto ma non scelgo per prima. 104, nell'ambito dello stesso contingente, del contingente, io posso scegliere la sede prima degli altri. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo 4 opzioni e dobbiamo fare attenzione. La prima opzione, le prime due, riguardano una disabilità personale. Ho una 104 personale mia, che non è grave, un articolo 21, legge 104-92, ma ho anche un'invalidità superiore ai 2/3. In questo caso io fleggerò questa opzione
Come vedete, nel momento in cui qui non c'era niente, nel momento in cui ho fleggato, automaticamente mi si apre quest'ulteriore tendina che mi dice ente che ha rilasciato la certificazione, quindi ASL, INPS, a volte ci sono le sentenze e quant'altro, data della richiesta, numero dell'atto, che sono tutte recuperabili sull'atto che avete. Dopodiché vi chiede di inserire scegli file. Quindi prima di procedere, mettete insieme, si può inserire solo un file, mettete tutte le vostre dichiarazioni o comunque tutta la vostra documentazione afferente la 104, in questo caso anche l'invalidità, in un unico file, PDF o zip. Attenzione alle dimensioni massime di 1 MB. Guardate, in questi giorni, anche per le missioni ruolo, mi sono arrivate tante richieste. Roberta, non riesco a inserire il file perché è troppo grande. In rete trovate, la rete ci viene in aiuto, in rete trovate tanti siti che vi permettono di ottimizzare e di comprimere i file PDF. Utilizzate quelli e sicuramente troverete la situazione. Scrivete sul motore di ricerca ottimizzare o comprimere un file PDF online, free, senza spendere soldi e risolverete il problema. Quindi questa è, ripetiamo, persona che ha una disabilità personale 104 con un'invalidità superiore dei terzi. Questa invece è un'altra persona che ha sempre una disabilità grave con connotazioni di gravità, articolo 3,3, ma non ha l'invalidità. Quindi in questo caso va in subordine. Quindi se ci sono due persone che concorrono, chi ha anche un'invalidità sceglie prima di una persona che l'invalidità superiore ai 2/3 non la. Roberta, Dimmi. scusami, volevo precisare un attimo una cosa. Tu hai parlato appunto della questione delle 150 preferenze. Ecco, siccome ci stanno chiedendo ancora, perché c'è un po' di confusione, ecco, fino a 150 preferenze e sono 150 anche se fai la domanda per il ruolo. No, Quindi. per fare la domanda, quella è un'altra cosa. La domanda per il ruolo 150 preferenze e basta. Ok, ecco, A meno quindi. che Ecco, non abbia 2 titoli di sostegno. quindi no, perché hai specificato, ecco, 150 volte, quindi significava 150 per 700, cioè arrivavamo a un numero assurdo, ecco. Volevo un attimo, cioè, chiarirci meglio questo aspetto perché è veramente importante per i nostri Sì. lettori, ecco. Allora, per quanto riguarda il ruolo, vi ho fatto vedere, magari dopo ci possiamo ritornare. Per quanto riguarda il ruolo, nel caso che abbiamo fatto vedere, la Narita concorreva soltanto per ADE, quindi soltanto per il sostegno scuola primaria, perché ha un solo titolo di specializzazione sul sostegno. E quindi è normale che in quel caso lei potrà inserire soltanto 150 preferenze, perché concorre per una sola classe di concorso. Fino a 150, Fino ecco. a 150, certo, Chiaro. fino a 150. Posso metterne anche 3. Se non voglio andare sull'isola, non voglio andare sulla montagna, ne metto 3, 4, 5, 6, ok? Ok, E benissimo. mentre per le supplenze, o comunque se ho più titoli di sostegno, metto 150 preferenze per la primaria. Mettiamo caso una persona che ha il titolo di sostegno per la scuola primaria e anche il titolo di sostegno per la scuola secondaria di primo grado, o per la scuola secondaria di secondo grado, va da sé che metterà 150 preferenze per il ruolo per la scuola primaria e 150 preferenze per il ruolo per la scuola secondaria, anche perché nella scuola primaria non c'è la possibilità di avere un ruolo per la scuola secondaria e viceversa. Quindi per forza di cose devo inserire 150 e 150. Ok? Spero di essere stata Ok. più chiara. Quindi in questo caso stavamo dicendo, ho un articolo 3,3 ma non ho l'invalidità. Vediamo queste due e facciamo attenzione a queste due. Questa terza opzione, chi è che la flagga? La flagga la persona che assiste un disabile, che sia in questo caso figlio, io genitore o purtroppo un figlio disabile grave o purtroppo un fratello o una sorella disabile, o purtroppo qualcuno di cui ho tutela legale, che sia anche un mio genitore di cui ho la tutela legale, ma ci vuole tutta una procedura, devo avere la tutela legale, ci deve essere un giudice che me l'ha segnata e quant'altro.
vi chiede il cognome e il nome della persona che assistete, quindi se scelgo figlio, cognome e nome del figlio che assisto, quando è nato, luogo di nascita e comune di residenza, domicilio. Questo è importante perché quando, siccome si agisce così come per la mobilità e per le assegnazioni provvisorie, dovete, quando andate a fare la scelta delle scuole, inserire in prima battuta prima le scuole, per preferenza sintetica, e poi il comune dove risiede il vostro congiunto. Cioè voi dovete dire al sistema e all'amministrazione: guarda, io ti chiedo una precedenza per la legge 104 perché devo assistere questa persona, devo accudirla, ho da fare con lui, però per dimostrarti che veramente lo voglio accudire, io ti sto inserendo come prima battuta tutte le scuole di quel comune dove lui risiede, quindi per questo il sistema ve lo chiede, ok? Cosa diversa invece di, vedete qua vi dice, dichiara inoltre, obbligatoria in caso di assistenza a disabile in situazioni di gravità, che l'assistito non è ricoverato, perché se è ricoverato non ho diritto, e qui devo andare anche qui a inserire tutti i dati che abbiamo visto prima. Se invece di assistere mio figlio o mio fratello o sorella o una persona di cui ho la tutela legale, inserisco questa seconda, questa quarta opzione, uno, una, due, tre, quattro, io scelgo, sto dicendo al sistema che sto assistendo mio marito o mia moglie, oppure la parte dell'unione civile, e oppure il mio genitore. Quindi prima era un genitore che accudiva un figlio, adesso è un figlio che invece si prende cura del proprio genitore. E anche in questo caso richiede nome e cognome e anche il comune. E ricordatevi la faccenda di inserire il comune nelle scelte. Qui poi ci sono delle altre dichiarazioni che sono quelle che ci sono stati altri familiari che hanno fruito dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'articolo 33,3. Quindi questo è per quanto riguarda le preferenze. Ora passo dalla domanda di Anna Rita, che era, vi ho fatto vedere la dichiarazione, torno qui, dichiarazione di possesso requisiti per il ruolo, espressione delle preferenze, modifica. Anna Rita non ha la possibilità di mettere più di 150 preferenze per l'immissione in ruolo, perché lei ha solo un titolo di sostegno, ADE sostegno scuola primaria. Se avesse avuto 2 titoli di sostegno, avremmo trovato qui 2 possibilità. Avremmo trovato ADE come A, ma anche ADSS oppure ADMM, cioè sostegno scuola secondaria di secondo grado o sostegno scuola secondaria di primo grado. E quindi in questo caso avrebbe scelto 100 fino a 150 preferenze. Ripeto, le posso mettere anche solo una, per la primaria, sostegno, e fino a 150 preferenze per la secondaria, sostegno. Vado nella mia domanda, sono andata a Roberta Vannini. Come vedete, nella mia insegnamenti, i miei insegnamenti, adesso sono uscita perché è passato troppo tempo, rientro, aspettate. Sì. Nel frattempo, vedete un po' le domande che ci sono, delle domande. Sì. Nel frattempo ti diamo la possibilità di farlo. Ecco, ci sarà anche un po' di spazio per qualche risposta. Già siamo un'ora abbondante di trasmissione. Ripeto, noi daremo la possibilità anche ai nostri lettori di avere questa divisione in spezzoni, quindi potranno rivedere, ovviamente con tutto il question time, ma sicuramente la possibilità di guardare la parte che interessa. Ci siamo? Benissimo. Allora, nel mio caso io non ho la possibilità, come vedete è disabilitata questa parte centrale, perché io non ho il titolo di specializzazione sul sostegno e quindi il sistema non mi dà la possibilità di concorrere perché non ho il titolo e quindi la procedura è disabilitata, sia la dichiarazione del possesso dei requisiti sia l'espressione della preferenza. Vado qui, insegnamenti, per quale classe di concorso concorre Roberta? Roberta concorre su A018 fascia 2 perché non è abilitata,
concorre su A065, sempre fascia 2 perché non è abilitata, ma concorre anche da GPS incrociata sostegno fascia 2. Ok? Questi sono i miei insegnamenti e i miei insegnamenti hanno per me, per la mia storia, un'importanza rispetto alle scelte che andrò a fare. Io farò una scelta secondo quelle che sono le mie necessità, la mia storia, il mio vissuto, quello che voglio fare da grande. Espressione preferenze supplente. Che faccio? Aggiungi preferenza. Seleziona. Diciamo che io voglio insegnare su A018, ok? Faccio una scuola puntuale. Scelgo una scuola puntuale. Vado a Napoli. Come vedete, Napoli ha una marea di scuole, quindi per questo io sono veramente facilitata da quel trucchetto che vi ho fatto vedere prima, cliccare CTRLF, si apre questa tendina, questa volta a destra, inserisco una scuola dove so che si insegna la mia disciplina, Villari, clicco. Seleziona, come vedete, il sistema mi dà la scuola. A questo punto io posso fare la scelta di lasciare annuale, di mettere già in prima battuta fino al termine delle attività didattiche e anche in prima battuta spezzone, ma io non ve lo consiglio. In questo caso metterò 7, 17. Se sapete già da ora invece che non potete sostenere un incarico a tempo determinato per tutte 18 ore, non le chiedete le supplenze annuali fino al termine dell'attività didattica. Chiedete direttamente gli spezzoni, anche perché così darete la possibilità a qualcuno che invece vuole l'incarico per tutte le ore di essere facilitato. Ok, quindi io questa non lo metto. Cosa potrei fare io? Adesso potrei mettere ancora una serie di scelte fino a 150. Potrei mettere a 0,18, potrei mettere ancora a 0,18, potrei mettere distretto. Attenzione, sto parlando di una città metropolitana, quindi potrei mettere distretto 40, che è il distretto dove io abito. Mettendo il distretto dove io abito, ho messo una grande marea di scuole e quindi posso mettere anche qui annuale fino al termine delle attività didattiche. Oppure posso fare diversamente, posso mettere aggiungi una preferenza sempre a 0,18, sempre distretto, metto un altro distretto che è un'altra parte della mia città e metto tutti e due annuale. Poi posso ripetere lo stesso distretto, lo stesso insegnamento, lo stesso distretto, 40. Naturalmente non metterò più annuale, però mi dice, vedi, mi dice devo mettere per forza una scelta, fino al termine delle attività didattiche. Perché? Perché se io lo metto già da qui, flaggo qua già fino al termine delle attività didattiche, ok? Il distretto 40. Mettiamo caso che nel distretto 41 ci fosse un incarico per me, per la mia posizione al 31 agosto, il sistema non mi darebbe la possibilità di arrivare al distretto 41, mi accontenterebbe già nel distretto 40 senza andare a cercare qualcosa di più favorevole nel distretto 41. Quindi ha senso ripetere, avrebbe senso ripetere distretto 40 e poi un'altra volta distretto 41 fino al termine dell'attività didattica. Naturalmente io sto semplificando perché qui sono 150 preferenze, quindi diventa veramente complicato. Ecco qua, Certo. vedete? Ho ripetuto l'insegnamento, quindi sono tutti a 0,18, ho ripetuto il distretto, però mentre qui ho cliccato solo l'opzione annuale, quindi contratti al 31 agosto, qui ho cliccato lo stesso distretto per lo stesso insegnamento, ma per chiedere una supplenza fino al termine dell'attività didattica, quindi fino al 30 giugno. Poi
posso semplificare tutto, rendere tutto molto più facile, mettendo sin da subito a 0,18 annuale o fino al termine dell'attività didattica, ma dipende sempre dalle posizioni che uno occupa. L'opzione spezzone la posso andare a ripetere sempre per gli stessi distretti e sempre per la stessa classe di concorso, per il tipo di insegnamento, ma magari molto più giù, dopo di aver fatto tutte le altre scelte. Guardate la differenza. Qui mi dice COE, cattedra orario dello stesso comune, mi dice: Roberta, tu per il distretto 40, in tutte le scuole del distretto 40, sei disposta anche ad andare su una COE, cioè su una cattedra oraria esterna? E io dico di sì, non mi interessa di spostarmi, quindi che faccio? Flaggo qua. Se flaggo qua vuol dire che io sto chiedendo di essere scelta anche per COE, cattedra oraria esterna, nello stesso comune. Se flaggo qui, anche faccio amplio ancora di più la mia richiesta, quindi ho dato la possibilità al sistema di darmi un incarico sul distretto 40, ma eventualmente anche su un comune addirittura diverso rispetto a quello dove è situato una delle scuole. Diverso è lo spezzone. Lo spezzone è una cattedra che non è già formata in organico. La COE, la cattedra oraria esterna, la trovate già formata. E quindi per questo vi dicevo andare a verificare sul vostro ambito territoriale se sono stati pubblicati, avrebbero dovuto farlo, gli organici, perché sapete nell'immediato in quale scuola, quella scuola, se ha una COE, quindi se ha una cattedra oraria esterna, dove completa. Diverso è lo spezzone. Se io inserisco lo spezzone, per esempio, ha senso lo spezzone perché già sanno che non hanno la possibilità di avere una cattedra intera i musicisti, perché quelli che suonano uno strumento, maggior parte dei casi, non hanno delle cattedre a 18 ore, quindi hanno uno spezzone, quindi che fanno? Mettono lo spezzone e ti dicono completamento con lo stesso insegnamento, quindi voglio insegnare, che vi voglio dire, a 0,30 e anche pianoforte, e se in questo caso faccio completamento diverso insegnamento. Se invece non metto diverso insegnamento, mentre, allora, se faccio così, completamento diverso insegnamento, sto chiedendo di abbinare diversi insegnamenti per arrivare a completare gli spezzoni, ok? Invece, se io flaggo questo, sto dicendo, e non flaggo questo, sto dicendo, guarda, io suono il pianoforte, so che ci sono degli spezzoni, voglio andare nella scuola X con lo spezzone, però voglio andare anche nella scuola Y, sempre con lo spezzone, ma voglio insegnare pianoforte, non voglio insegnare anche musica. Vi ricordo che mentre è possibile il completamento tra insegnanti di scuola secondaria di primo grado e insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, non è possibile un completamento tra gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti di scuola dell'infanzia. Se io partecipo, ho una classe di concorso di un tipo di insegnamento, inglese nella scuola secondaria di primo grado, però ho anche il titolo che mi permette di insegnare alla scuola primaria, non posso abbinare i due tipi di insegnamento, perché hanno orari diversi. Quindi questo non è possibile. Secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sì. E quindi vado avanti, come vi ricordavo prima, ho la possibilità di, una volta che faccio una scelta sintetica, di inserire anche il flag scuola ospedaliera. Se non faccio questo, il sistema non mi sceglierà le scuole ospedaliere inserite in questo distretto. Se non scelgo questo, non mi inserirà nelle scuole carcerarie. Se non scelgo questo, non mi inserirà alle scuole serali. Se non scelgo questo, non mi inserirà nell'insegnamento per gli adulti. Posso scegliere una di queste opzioni o non scegliere nulla di questa situazione. Io lo spezzone lo tolgo da qui, perché io magari lo spezzone me lo vado a mettere dopo, alla fine, ve lo ripeto, a meno che non abbiate delle classi di concorso particolari dove sapete
che ci sono solo spezzoni, per questo parlavo dei musicisti. Ora immaginiamo che ho fatto, mettiamo il comune, scelta sintetica sempre a 0,18, vado al comune, scelta del comune, diciamo Casola di Napoli, seleziono, lo inserisco, anche questa faccio fino al termine dell'attività didattica, e quindi ho inserito un comune. Ora attenzione, se io ho il distretto 41 e mi ricordo che mi piace tantissimo una scuola che è nel distretto 41 e voglio aggiungerla, aggiungi preferenza, a 018, scuola, Napoli, perché il distretto 41 sta nel comune di Napoli, la scelgo, c'è anche il serale, posso scegliere anche puntualmente il serale. Questa scelta che ho fatto adesso non ha senso. Non ha senso perché? Perché, come vi dicevo prima, questa scuola che ho inserito si trova nel distretto 41 e io già ho messo il distretto 41, l'ho messo prima, quindi ha senso solamente se la porto su. Cioè, io sto dicendo al sistema, in questo modo, sto dicendo al sistema, guarda che io voglio prima che tu mi trovi questa scuola perché mi piace, il dirigente è simpaticissimo, ed è vero poi, il dirigente di questa scuola è simpaticissimo, e poi voglio tutte le scuole di quel distretto. Se faccio il contrario non ha senso, non ha proprio senso perché già questa scuola sta nel distretto 41. Quindi io mettendo la scuola prima ho dato una priorità all'interno dello stesso distretto. Naturalmente posso inserire poi gli altri insegnamenti, posso inserire a 0,65 e posso inserire a DSS. Io non ho il titolo di sostegno, ma posso inserire una scuola, voglio andare a Anacapri. Roberta, scusami, mi chiedono di spiegare meglio la voce completamento territoriale. Completamento territoriale. Territoriale. Hai avuto modo, ecco, questa parte qua. Spezzone. Non si fragga se non si mettono gli spezzoni, ok? Stesso insegnamento, okay. Completamento territoriale, scuola, comune, distretto, provincia. Io che faccio? Sto dando la possibilità al sistema di ampliare la mia scelta, che gli sto dicendo, guarda, io sono disponibile ad avere uno spezzone, innanzitutto in questo modo sto dicendo, voglio completare per lo stesso insegnamento, quindi diciamo, sempre tornando ai musicisti, pianoforte, pianoforte, ok? E mi dice, come vuoi completare? Vuoi completare sempre scegliendo all'interno di una scuola di cui già c'è lo spezzone e magari te la metti sotto? Sai, due scuole che hanno due spezzoni, li vuoi abbinare, ne metti una sopra e una sotto. Oppure vuoi due spezzoni e quindi completi nell'ambito dello stesso comune? Oppure vuoi uno spezzone e vuoi completare nello stesso distretto? Vuoi uno spezzone e vuoi completare nella provincia, naturalmente. Quindi questo significa che vado da una piccola scelta ad una grande scelta, scuola, comune, distretto, provincia. Quindi io mi allontano sempre di più da questa scuola in cui ho chiesto lo spezzone. Spero di essere stata chiara. Grazie. Ok, indietro, vado avanti. Ok, penso di avervi detto tutto. Interrompo la condivisione. Se naturalmente inoltro, come dico sempre, non vi dimenticate di inoltrare, perché anche per le nomine a maggio ci sono state molte persone che magari hanno aiutato tutti i loro colleghi a fare la domanda, si sono messi lì la loro domanda, l'hanno parcheggiata e poi non l'hanno inviata, nonostante il sistema avesse inviato una mail di alert che diceva: guarda, tu hai una domanda in parcheggio. Mi raccomando, invia prima che ci sia la scadenza. Molti non lo hanno fatto. Quindi, uno, riflettete, se vi posso, mettete nero su bianco quello che volete fare, in qualsiasi modo. Analizzate tutto quello che è più
più importante per voi, scelte professionali ma anche familiari, se allontanati o no da casa, se prendere o non prendere gli spezzoni, quando inserire gli spezzoni, per me vanno messi dopo, se io voglio puntare ad un incarico più consistente, e poi procedere alla domanda, non siate frettolosi, soprattutto chi ha molte classi di concorso, riflettete, dopodiché analizzatele bene, inoltrate e assicuratevi, uno, che vi compaia la voce correttamente inviata, che vi arrivi la mail e che in archivio vi sia la domanda. Bene, allora facciamo un po' un riassunto. Uno, la diretta si può rivedere. Due, la divideremo in pillole perché tu hai trattato diversi argomenti. Tre, il tutorial tutorial soprattutto in diretta, è diciamo una formula che ha, come dire, i suoi pro e i suoi contro. È chiaro che con la tua spiegazione è chiaro che non poteva essere, come dire, non ci potevamo soffermare su alcuni passaggi. Lo dico anche perché ci sono stati dei commenti su questo, che magari era necessario, magari, come dire, approfondire qualche cosa. Però io credo che da questo punto di vista i colleghi ce ne rendono anche atto, perché ci sono stati anche, come dire, tanti apprezzamenti. Ecco, la formula del tutorial in diretta, come dico, ha i suoi pro e i suoi conto. Quindi abbiamo fatto una simulazione di una domanda, tu hai fatto anche l'inoltro, dall'inizio alla fine. È chiaro che su alcuni aspetti e su alcune, diciamo, specificità, perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua, diciamo, caratteristica, non possiamo ovviamente fare, non si può parlare, come dice in effetti Loredana, di tutto e di tutti. Ecco, quindi cerchiamo di essere chiari. Ci vorrebbe una diretta di 24 ore perché, Ecco, come infatti. dicevo, ognuno ha la sua storia. Noi diamo comunque un input, poi naturalmente, sicuramente Andrea ha predisposto proprio una tabella di marcia molto dettagliata e continua. Sicuramente ci darà la possibilità. Io sono disponibile anche Andrea per eventuali video su determinate situazioni, pillole che vanno al di là di quello, quindi lo sai, massima collaborazione, ma perché veramente ci teniamo i precari e sappiamo che sono scelte molto importanti, difficili e Certo. che con un semplice click ci giochiamo veramente la vita, la famiglia, la nostra carriera professionale. Ecco, Roberta, se mi permetti, il ministero lo dovrebbero, diciamo, soprannominare Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Sì, Me infatti ne assumo la responsabilità. GPF c'è qualche responsabile territoriale della mia zona che lo definisce come acronimo guai per sempre. Ecco, anche per questo. Comunque, diamo un po' spazio anche a qualche domanda. Io ti ringrazio, hai fatto appunto un'ora quasi di trasmissione. Cerchiamo di rispondere a qualcuno. Domani, altro speciale, alle 14:15, un'altra ora di trasmissione con te, Roberta. Poi ci vediamo la prossima settimana in diretta, un altro question time, questa volta botta e risposta con i lettori. Allora, andiamo appunto. Robby ci chiede, come dire, la spiegazione del completamento territoriale, ma tu questa già l'hai fatta durante la diretta. Ecco, Manel ci chiede: ma le scuole che inseriscono nella possibilità di ruolo, è conveniente anche ripeterla nella sezione di supplenza, flaggando insieme annuale e fine termine? Cambia qualcosa rispetto al copia e incolla? Ma innanzitutto il copia e incolla purtroppo non si può fare. Il sistema non ti dà la possibilità di copiare e incollare. È ovvio che Manel debba ripetere le stesse scuole nella sezione per la possibilità di ruolo e nella possibilità della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, perché sono due procedure che, anche se sono insieme nello stesso contenitore, sono due procedure totalmente diverse. Quindi io inserisco fino a 150 preferenze per la possibilità di avere un'immissione in ruolo
e lo faccio, ripeto, le stesse scuole per avere un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Quindi ho due possibilità: se non mi va bene il ruolo, mi va bene almeno la supplenza annuale fino al termine dell'attività didattica. Ecco, Martina ci chiede, ma nella scelta delle scuole il sistema me le fa vedere tutte o solo quelle in cui il mio insegnamento è presente? Solo, cioè, ti fa vedere tutte. Quindi è per questo che bisogna fare attenzione, anche perché sappiamo che molto spesso con l'autonomia scolastica molte scuole hanno inserito anche degli indirizzi particolari al loro interno e quindi conoscendo il territorio, conoscendo le scuole, per questo vi dico, vi rimando sempre ad andare a vedere questi organici, perché negli ambiti territoriali ci sono questi PDF, questi tabulati in cui ci sono gli organici e voi sapete nella scuola Dante Alighieri che cosa si insegna e se c'è il vostro insegnamento. Quindi sapete se si insegna quel tipo di disciplina e sapete anche se c'è una COE e sapete anche questa COE, quindi questa cattedra oraria esterna, dove completa. Andiamo con un'altra domanda, l'avevo intercettata, ecco questa è di Sara. Come funziona quindi l'algoritmo? Quindi gira contemporaneamente su diverse classi di concorso? No, come dico sempre, come ho detto anche prima, il sistema è un algoritmo, quindi è un cervellone ed è intelligente se noi lo usiamo in maniera intelligente. Quindi siamo noi, come dico sempre, i padroni del nostro destino e quindi che dobbiamo fare? Il sistema cerca di accontentarci. Se io sul sostegno non ci voglio andare, non lo metto come prima preferenza, metterò fino a 150 preferenze del posto comune, poi per temere di non essere chiamata sul posto comune, metterò fino a 150 preferenze sul sostegno. Quindi il sistema mi cercherà di accontentarmi alla prima scelta, la seconda, la terza, la quarta, alla 150esima. Solo se non trova nulla va a cercare di accontentarmi su un'altra classe di concorso o su un altro tipo di posto, come sostegno. Ecco qua, Umberto ci chiede, ma i posti quindi al 31 agosto possono essere rubati, tra virgolette, dai vincitori di concorso oppure sono stati accantonati? Sono stati accantonati, almeno così ci hanno detto, perché io sono sempre molto fino a che non ci non, fino a che non vedo, non credo. Allora, noi abbiamo fatto questa domanda, Umberto ha ragione. I posti sono stati accantonati sia per le immissioni in ruolo dei concorsi che ancora non hanno avuto visto tutta la procedura, ma anche per appunto questi che si dovranno fare, anche quello dello straordinario bis, insomma, sono stati tutti accantonati e quindi questo non lo devono temere, perché non esiste che una persona che magari riesce a prendere una supplenza al 31 agosto, poi se la vede soffiare da una persona che viene quella stessa scuola per il ruolo. Cioè quella scuola, quel posto al 31 agosto, se è stato accantonato, il sistema non lo deve trovare nella macchina, cioè non deve essere inserito dall'amministrazione in macchina. Quindi non concorre nel cervellone, ecco, non è nel cervellone, perché è accantonato. E quindi, ripetiamolo, i distretti quindi includono tutte le scuole, come faccio quindi a sapere a quale dicitura corrisponde ogni distretto? Allora, Matteo, se vai sul motore di ricerca e scrivi distretti scuola Roma, troverai sicuramente una pagina che ti darà la possibilità di trovare tutti i distretti, così come per Napoli, per Bologna e così via, quindi i comuni a cui fanno riferimento i distretti oppure le parti della città a cui afferiscono determinati distretti. Quindi c'è la possibilità, c'è proprio nella gazzetta, anzi, è molto importante dire che quando io faccio una scelta non puntuale ma sintetica e quindi metto il distretto, le scuole sono posizionate in questo distretto nel bollettino anche in una certa posizione. E quindi se io metto faccio una scelta non puntuale ma sintetica di distretto, il sistema
mi andrà a cercare una soluzione, mi cercherà di accontentarmi seguendo diciamo, la cronologia, o meglio, la posizione delle scuole su quel bollettino. Quindi Alessia ci chiede, ma come si fa ad avere un part-time nel caso sia troppo lontana una scuola? È possibile? Allora, Alessia, innanzitutto io direi che tu hai tante possibilità, nel senso che hai la possibilità di mettere cattedra intera, quindi una 18 ore, se non so per quale classe di concorso, quale tipo di posto, ordine e grado concorri, 18 ore per le scuole più vicino casa. Ma naturalmente, se metti una scuola che è molto lontana da te, che è disagiata, metti direttamente lo spezzone, senza poi andare a inficiare tutta l'organizzazione, o magari qualcuno che quella scuola la voleva a posto intero non l'ha avuta perché era più basso in tenga datoria. Quindi, sin da subito, per quelle scuole metti lo spezzone. Non ti sento, Andrea. Bisogna per forza inserire tutte le classi di concorso nella domanda? Se io non voglio ottenere una supplenza su una determinata classe di concorso, devo metterla per forza? Assolutamente no. Anche se io ho sei insegnamenti, posso decidere di concorrere per una sola classe di concorso a un tipo di posto, per due, per tre, per quattro, per tutte. Quindi, Tiziana, in una scuola. In un comune con una scuola sola, è meglio mettere il comune o la scuola stessa? È la stessa cosa alla fine, non c'è soltanto quel comune. Però, per esempio, nel caso in cui quel comune sia il comune in cui c'è il disabile a cui io faccio assistenza, io consiglio di mettere, anche se c'è soltanto una scuola, non so mai questi sistemi come ragionano, di mettere il comune piuttosto che la Ecco, scuola. Maria Concetta ci segnala una cosa, ecco, che scegliendo il distretto, il sistema attribuisce supplenza seguendo l'ordine alfabetico del codice meccanografico delle scuole all'interno di quel distretto. È quello che ho detto Ecco, prima. Quello che ho detto specifichiamo prima. anche questo passaggio. Ecco, Roberta, c'è questa domanda di Beatrice. Per le disponibilità, quindi saremo chiamati telefonicamente o manderanno una mail? Questo non mi è chiaro, è un aspetto che è meglio Beatrice, chiarire. purtroppo mi dispiace dirtelo, i funzionari, l'amministrazione non ha proprio il tempo di chiamare tutti quanti. Allora, ad oggi, 3 agosto, sarebbero dovute uscire le disponibilità di tutte le province italiane. Da quello che ne so, io so che non sono uscite. Quindi dovrebbero uscire, c'è qualcuno che vuole aspettare le disponibilità, qualcuno che vuole andare in vacanza e niente, prova comunque. Io sono dell'idea che soprattutto chi è basso in graduatoria deve fare una scelta oculata, ma mettere tutte le opzioni possibili. Quindi nessuno ti chiamerà, tu fatti una bella scelta di tutte le scuole che ti interessano, di tutte le classi di concorso per cui tipi di insegnamento per cui vuoi concorrere, ma purtroppo nessuno ti chiamerà. E anche se tu chiamassi, magari non ti risponderebbero nemmeno. Perché non hanno neanche il tempo, e a volte non è neanche la mancanza di volontà, è proprio che c'è tanto da fare in questo periodo che è impossibile. Quindi Anita ci chiede, ma vorrei due spezzoni su due scuole di ordine diverso. Devo mettere spezzone per ogni classe di concorso con o senza completamento? No, vorrei due spezzoni su due scuole di ordini diversi. Naturalmente devono essere scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, eh? Non possiamo fare, come ho detto prima, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado o scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado. Devo Quindi devo mettere mettere spezzone per ogni classe di concorso. con completamento, se no come fai a unire questi due spezzoni? Devono essere uniti. Roberta, ti chiedo la pazienza di rispondere e di specificare la COE, la cattedra oraria esterna. Federica. Federica, guarda, io me l'aspettavo questa domanda e per questo l'ho ripetuto tante volte perché non dobbiamo usare gli acronimi. COE significa cattedra oraria esterna, cioè io docente di lingua inglese non ho
tutte le mie 18 ore nella scuola Dante Alighieri, ma ne ho 14 alla Dante Alighieri e 4 alla Cavour. Questa è una COE, mentre una COI, cattedra oraria interna, è una cattedra che comprende tutte le 18 ore all'interno della stessa scuola, quindi alla Dante Alighieri. Bene, andiamo. Ecco, Alessandra, quindi ci chiede, quindi bisognerà controllare il sito degli uffici scolastici provinciali, ci sarà un elenco per la convocazione. No, ragazzi, la domanda va fatta adesso, andava fa cominciata dal 2 fino al 16, alle ore 14, mi pare, Andrea, ricordamelo, sì, fino alle 14 del 16, Sì. non so se protrarranno, visto che hanno aperto alle 14 di ieri e non alle 9, così come era stato previsto. Non dovete, per nessuno, ma forse Alessandra intende per la procedura per l'immissione in ruolo, potrebbe essere questa la Sì, domanda. Allora, ecco, questa non va bene. per le supplenze non vi convocano, quindi tutti quanti, quelli che hanno anche soltanto il titolo di accesso, non hanno nulla, devono produrre la domanda. Se non la fanno, vengono esclusi e possono concorrere solamente alle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda il ruolo, comunque il possibile ruolo ai sensi del DM 188, come dicevo all'inizio, l'anno scorso ogni regione, ogni provincia aveva il contingente destinato alle missioni ruolo da GPS. Per quanto ne so, noi in Campania non l'abbiamo avuto il nostro contingente per il sostegno infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. E anche perché l'anno scorso in Campania c'era la possibilità di avere il ruolo sul sostegno solo per la scuola secondaria di primo grado. Ma ci sono stati concorsi in questo anno, ci sono stati molti posti, quindi concorrete, se sapete che le graduatorie concorsuali sono gli sgoccioli, oppure non c'è più nessuno, se sapete che ci saranno molte rinunce, se sapete che le GAE non ci sono, concorrete anche per il ruolo. Io se penso invece alla DSS Sostegno Scuola Secondaria a Napoli, vi dico che il posto non c'è perché ci sono tantissimi aspiranti ancora nelle graduatorie del concorso che aspettano di essere immessi in ruolo, quindi è inutile fare la domanda. Quindi Gianluigi ci chiede, ma so che in una scuola ci sono 10 ore. Per completare, clicco completamento, quindi le 10 ore libere possono essere completate dal sistema o l'ATP crea una COE? Allora, sono due cose diverse. Gianluigi, ciao Gianluigi, con Gianluigi ci sentiamo. Allora, Gianluigi, la COE, ti ripeto, è una cattedra oraria esterna, lo vediamo per la ragazza di prima, che è già formata, cioè già sai, tu vai nella scuola X, il dirigente ti dice, guarda, tu non hai tutte le ore qui, ne hai 14 qui e 4 alla Cavour, abbiamo detto, ok? 14 e 4. Cosa diversa è lo spezzone. Lo spezzone significa che io in quella scuola c'ho solo quello spezzone che è nato in organico di fatto perché ho chiesto un particolare insegnamento o comunque per un altro motivo e quindi io chiedo all'ATP, io mi prendo questo spezzone, però ti prego, completamelo con un altro spezzone da qualche altra parte, da qui la possibilità di chiedere il completamento sullo stesso insegnamento, su insegnamento diverso. E quest'anno, cosa che non c'era l'anno scorso, anche il completamento territoriale, cioè il sistema apre una tendina secondo la quale mi dice come vuoi completare? Vuoi completare in una scuola oppure anche all'interno di un comune che ha inserito oppure anche all'interno di un distretto che ha inserito o addirittura in tutta la provincia. Naturalmente si allarga le forbici con la quale io avrò questo tipo di completamento. Maria Giovanna, quindi dottoressa Vannini, se mi viene attribuito uno spezzone da GPS e poi arriva un completamento orario da graduatore d'istituto, se si rifiuta il completamento, si incorre in sanzioni? Perché già stai lavorando. Quindi nessuna sanzione. Quindi, ecco, Alessia, completa la domanda di prima, ma se scelgo poi lo spezzone, posso chiedere io come spalmare l'orario durante la settimana? Perché scegliendo lo spezzone per una scuola lontana non sono poi obbligata così ad andare tutti i giorni? Allora, diciamo che quando si chiede normalmente il part-time ci sono due possibilità, part-time orizzontale, quindi ci vado per poche ore tutti i giorni a scuola, quindi se è una
la scuola fa un orario col sabato libero, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per poche ore a completamento delle 9 ore. Oppure può essere verticale, quindi ci devo andare almeno 3 giorni a settimana. Naturalmente, te lo scegli, ma puoi fare una richiesta. Ma la scuola non può essere così asservita a quello che sono le tue necessità, o meglio, per come lo so io, cercano di accontentare le desiderata dei docenti, però se hanno necessità per innesti di orario di averti in servizio quel giorno a quel determinato orario, purtroppo poi dovrai far fede a quel tipo di orario. Arriva il domandone. Chiedi ruolo. Se rinuncia ad una nomina, incorre in sanzione? Chi è di ruolo? Sta lavorando. Quindi, sta lavorando. Però voglio capire perché dovrebbe rinunciare a una nomina. Io questo non capisco. Ragazzi, guardate, soprattutto questi ragazzi, queste persone che sono di ruolo, ok? Anch'io sono di ruolo. Allora, io innanzitutto dico sempre, chi è di ruolo e congela ai sensi dell'articolo 36, che cos'è l'articolo 36? La possibilità per i docenti, articolo 36, per il personale ATA, articolo 59, di congelare il proprio ruolo nel proprio profilo per poter avere un incarico a tempo determinato, almeno fino al 30 giugno, per un'altra classe di concorso, un altro tipo, anche tipo di posto, di un altro grado. Quindi che significa? Che io docente, Roberta Vannini, docente di scuola primaria, concorro a questa procedura informatizzata per le nomine in ruolo per A018 perché voglio insegnare filosofia e scienze umane, ok? Però devo sapere che se faccio questa scelta, innanzitutto non ho più i benefit, se così si possono chiamare, dei docenti a tempo indeterminato. Non ho più la malattia secondo i parametri del docente a tempo indeterminato, quindi soltanto i primi 30 giorni per intero, gli altri 50% secondo il terzo mese. Non ho i giorni di permesso retribuito, senza contare che accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 36 mi interrompe l'anzianità di servizio e quindi vengo considerato come un docente a tempo determinato a tutti gli effetti e quindi per me fare una scelta del genere serve se per esempio sono di ruolo in Trentino, Friuli Venezia Giulia e abito a Palermo. Allora io dico, pur di stare vicino casa, non spendere i soldi del treno, stare vicino alla famiglia, stare vicino ai miei affetti, lo accetto. Ma se io abito a Napoli e non ho bell'età di per esempio insegnare per sempre nella scuola secondaria di secondo grado, perché molti lo fanno anche per acquisire i famosi 3 anni per fare quel concorso straordinario. Ma se non ci sono queste velleità, non lo fate, non conviene per la carriera professionale. È un'altra cosa, cara Silvia, se tu già sai che vuoi rinunciare a una scuola, non la mettere. Metti direttamente una scuola che già hai, al di là del fatto che non ritengo che tu riceva delle sanzioni perché però dovessi essere sanzionata nel senso che rinunciare nell'anno in corso significherà che non riceverai più supplenze, richieste di supplenze per quest'anno. Questo sì, sicuramente, questo lo otterrai, però tu hai una coperta di Linus che è diversa rispetto agli altri perché tu c'hai sempre il tuo ruolo. Invece in questo caso stai togliendo un posto a un docente precario che magari con quel tipo di lavoro ci campa. Quindi se già sai che vuoi rinunciare, non accettare. Se tu sei accetti, metti tutte le scuole, anche quelle lontano casa e sai che non l'accetterai, non lo fare. Non lo fare, uno, perché togli la possibilità a un precario, due, perché non ti conviene, anche perché la sanzione si applica in che modo? Cioè, non sei licenziato perché comunque hai già un posto di ruolo, però sicuramente per quest'anno non potrai più aspirare ad avere un incarico a tempo determinato da GPS. Poi c'è l'abbandono, tutta una serie, ci vorrebbe un'altra puntata per quanto riguarda tutte le sanzioni per abbandono. Infatti. Quant'altro? Ci vorrà un'altra puntata, Andrea. No, ma se vuoi la facciamo il Oh, 14 agosto. c'hai tutti gli altri, non ti preoccupare, c'hai tutti gli altri.
14 agosto sono, potremmo essere liberi qui, potremmo averne altre 6.000, magari con un bel falò da come sfondo. Chi non ha sciolto la riserva e deve sostenere il concorso ordinario, deve compilare anche la sezione per immissioni ruolo? Ma da tutte deve avere il titolo di sostegno, prima di tutto. Ma se è in riserva, io non l'ho fatto ancora la prova, se non ha sciolto la riserva non può, assolutamente, perché è come se non avesse acquisito il titolo di sostegno. Perché io non so se Maria Letizia parla di sciolto di riserva, perché la riserva c'era anche per l'abilitazione, classe di concorso da concorso. Attenzione, si concorre ai sensi del DM188 per il ruolo solo per la specializzazione sul sostegno. Cioè significa che io avevo dichiarato che avrei conseguito il titolo di sostegno entro il 21 luglio, entro il 20 luglio, e non l'ho conseguito. Attenzione, non parliamo di quelli che non hanno sciolto la riserva perché non hanno poi sostenuto anche la prova orale, oppure non è uscita la graduatoria del concorso a cui stavo concorrendo, scusa la gioco di parole. Quindi facciamo attenzione, Maria Letizia, solo per il sostegno. Quindi Simona ti chiede, ma qui hai parlato di punteggio a specifico, cosa consiste? Allora, io sono una docente laureata in lettere, e come la docente laureata in lettere, io no, sono una docente laureata in lettere e quindi concorro per A012, A011, A022, A013 e quant'altro. Quindi A011, A012, A013 sono classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado. Mentre A022 sarebbe italiano alla scuola media, diciamo scuola secondaria di primo grado, è un'altra classe di concorso per un altro ordine di scuola. Se io la mia supplenza la svolgo su A022, quindi sulla scuola media, il mio punteggio fra due anni, quando andrò a caricarlo al sistema, mi varrà, se è annuale, 12 punti per A022, quindi per italiano nella scuola media, e mi varrà come, perché è specifico, quindi l'ho fatto nella 022, ho svolto il mio lavoro nella 022, quindi mi vale per intero su A022. Mi varrà come A specifico sulle altre classi di concorso che ho, quindi mi varrà invece di 12 punti, 6 punti per A011, per A012 e per A013. Attenzione a invece a chi concorre, chi ha un incarico sul sostegno, perché se io ho un incarico sul sostegno anche da graduatoria incrociata, la scuola, per esempio, sempre la stessa persona, laureata in lettere, prende una supplenza da ADSS, quindi da sostegno scuola secondaria di secondo grado, quel punteggio, quell'annualità, gli varrà 12 punti sul sostegno, se ha la graduatoria, ma gli varrà 12 punti anche per A011, per A012 e per A013, perché tutte e quattro fanno parte della scuola secondaria di secondo grado, saranno quindi considerati specifici, mentre gli varrà come A specifico, quindi la metà, su A022. Bene, abbiamo terminato, siamo già a 1:50 di trasmissione, perché poi, come dire, il sistema, come dire, paghiamo, no? Poi c'è il supplemento, quindi già ti ringrazio perché siamo andati anche oltre il nostro format, che è di un'ora di trasmissione. Fai lavorare troppo! Un'ora di trasmissione, però col tutorial sicuramente abbiamo sforato, ma il motivo è presto detto. Io ti ringrazio, Roberta, davvero a nome nostro. Guarda, noi come Will Call avevamo intenzione di fare un tutorial, lo sai, sulle nostre pagine. Volevamo fare un tutorial sulle nostre pagine, nostro, perché l'abbiamo fatto con Giuseppe e con Paolo Pizzo un po' di tempo fa e ebbe un grande successo. Però veramente, visto che ce l'hai chiesto, visto che comunque ci teniamo alla vostra testata e soprattutto perché apprezziamo il lavoro che fate per risolvere i problemi di tanti precari, dando risposte ai tanti precari, ci è sembrato giusto farlo con voi piuttosto che farlo noi prima di voi. Quindi mi sembra una collaborazione. È una collaborazione che spero che vada avanti in maniera proficua, ma per ci mancherebbe. I lavoratori.
si può sempre migliorare, possiamo sempre rendere il servizio esaustivo, possiamo renderlo più fruibile, possiamo cercare di migliorare, questo è senza ombra di dubbio, gli errori e le zone d'ombra ce l'abbiamo, ci mancherebbe. Questa idea della videoguida tutorial passo dopo passo l'abbiamo creata e sta funzionando. In diretta non è facile. In diretta non è facile perché dobbiamo anche cercare di rispondere un po' a tutti. Molti hanno anche, come dire, come dicevo prima, delle situazioni molto particolari, chiedono appunto conto e soddisfazione, ha ragione, perché comunque, come dire, siamo al servizio dell'utenza, facciamo un servizio pubblico, pur essendo, come dire, una società privata, però cerchiamo veramente di rendere un servizio a tutta la comunità, sbagliamo, ci scusiamo e cerchiamo di rendere sempre meglio il nostro servizio. Andrea, ma però guarda, sono la nostra forza. Ripeto, allora, avere, rispondere a tutte le esigenze, alle situazioni di tutti i lavoratori, di tutti i docenti precari, non è facile. Ci vorrebbe più, oltre 2 ore, 3 ore, una giornata di diretta. Se ci sono delle situazioni particolari, naturalmente sono sicura che tu farai degli altri tutorial, non lo so, però rivolgetevi a persone competenti che vi possono dare una mano raccontando quella che è la vostra situazione, perché in un tutorial in diretta si può dare un'informazione di massima di come funziona il sistema, ma per le questioni particolari vi invito a fare diversamente, è così, Ci sono le nostre guide, ma soprattutto ci sono i sindacati territoriali, la UIL, ma ci sono tutti gli altri che possono rendere un servizio, tra l'altro in un periodo, quello di agosto, dove evidentemente c'è anche bisogno di riposo, ma noi non ci riposiamo e vi rendiamo conto anche di tutte le novità in tempo reale. Grazie, il tempo dei complimenti e dei saluti è finito, ci fermiamo qua perché sennò facciamo troppo autoreferenzialità e i nostri utenti si disturbano, quindi ma è giusto terminarla qui. Grazie davvero Roberta, grazie mille, ci vediamo presto, Orizzonte Scuola TV. Torniamo a schermo intero, abbiamo quindi trasmesso questo video tutorial dedicato alle graduatorie provinciali per le supplenze. Io vi ricordo alcuni appuntamenti, vi ricordo che domani alle 14:15, lo mettiamo qui in sovraimpressione, avremo Attilio Varengo della CIS Scuola, mentre venerdì 5 agosto alle 14:30 avremo Pier Francesco Caressa dello SNALS, ma i question time continueranno per tutta la prossima settimana. Il tutorial si può rivedere. È chiaro che lo possiamo, lo manderemo on demand dove volete, quando volete, lo potete vedere in spiaggia, lo potete vedere anche di sera prima di andare a letto, se volete, come dire, conciliare il sonno o avere gli incubi. E io a questo punto vi dico anche che ci saranno delle videopillole per specificare meglio alcuni passaggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è stata una lunga trasmissione, quasi 2 ore di diretta. Grazie per essere stati davvero fino alla fine con noi, abbiamo toccato punte anche di 6.000, oltre 6.000 utenti connessi, abbiamo finito praticamente a 3.000. Grazie e a presto su Orizzonte Scuola TV.